La macanatta ruga fai all'acca, ma pareva che c'erano pure i bibiti. Ora ci metto un euro, sano sano, e mai sta a tornare da 50 centesimi. Caffè espresso, a lucca. Poffete, vediamo se piglia sta volta, se no è tu tutta sopra. No, perché sti macanette se fottono i soldi, li fanno apposta, non è che... Espresso, a lucca. Piano. Oh! Ma compare, tutti a stai parlando, che combo no, una piglia, che fa? Hai detto sotto sopra sta qua, cioè, giovane! Qua? Qui della sicurezza, onde sto guardando dalla telecamera. A onde? Non ti permettere più a fare questo gesto. Ma stai, stai facendo di sopra, vedi, mi stai schiantando, vedi, ah! Guarda che se scendo giù ti sbatto fuori. Oh, pare intanto non mi parlare di sta maniera, perché se tu non sai cosa sei cristiano che parla a fare la prima cosa. A seconda non mi dice un'altra parola, perché vengo dopo a sopra ti etto quattro maschiate a rientrare che ti invito contro il muro. Sei sicuro? A terza ti faccio una faccia tanta, compa. Ma è onde sì, cute santi. Guarda che sto scendendo, eh. Cute santi. Guarda che sto scendendo, eh. Ma per una contagine, compa, la voce mi pare pure uno... Quant'anni hai? 150? Che bovano da cama per schianti di via, compa. Cute santi. Ma... Cioè, i gente si fanno i malandrini con me, non sanno... Non sanno manco... Ma davvero, ora si sentono tutti. Hai di... Vuoi dire qualche cosa? No, so della sicurezza. Ah, ero un chiedo... Che problema c'ha? A chiedo l'hanno a finire. Che problema c'hai? L'hanno a finire, perché se non sanno cosa sono i cristiani, non hanno a parlare, perché se no mi metto un parro pure uavo. Voi così di. Sicurezza. E mi raccomando, figlioli, visto la sicurezza è mio cugino. Se caccheruno vi dice qualche cosa, c'è da dire che siete mio cugino, va buono? Va bene. Occhio, eh? Che ti vedo, eh? Occhio. Non vede, cuore non duole. Guarda che mi scanto rido, cioè vinno con l'aria manaccio da tipo che mi scanto. Non capisco che ci fece apposta, mi so sento tutto per darsi delle... Chissà che hanno una certa età, là da fare pure. Io sono figlio, non è posso mettere con l'anziani, un mondo futto rido. Cioè se bene lavora però ci faccio una faccia tanta, cioè mondo... Ciurisse, ciurisse, a due figlioli, da vedete che se mi disturbo, non ogni volta che sogno un cammo che erano problemi. Cioè là da dire... Con cui parlavi? Con due figlioli, da vedete, oh vedete che bagno. Uvriti? Sicuro? Senti, no, non c'è più, a onda. Ah. Era due figlioli, da praticamente ci canta pure io. Occhio e orecchio. Cioè pare che mi schianto. Puttana la volta, la seconda volta con puttana che si. Oh però, mi faccio ridere, figliolo, a onda non è più questo cosa, tu che fai? A onda, netto, non prendi occhio netto. La prossima volta che bene, 4 puntate al tuo culo e 3 maschiate, 7 punte ci faccio. Andiamo, vieni queste maschiate, queste puntate, andiamo, forza. Io ci urissi. Sono qua, dai. No, perché poi ce l'ho da dire pure voi, perché continuano a mi fanno bordello sti figlioli, allora. Ma perché pensavo che parlava con voi? Parlava con due figlioli, da, con Mimmo Guzzo. I due, era. Ho volito un caffè papato. Lo volete? Ho volito un caffè. Ho volito un caffè, cacciate le mani. Ho volito... Mamma, Giuseppe, senti, questa sera puoi farmi le polpette di melanzane? Sì, e magari un po' di affettati come antipasto. Sì, non lo so, bel paese, fontina, quello che vuoi tu. Anche prosciutto crudo se c'è, o bresaola. Però mi raccomando, le polpette di melanzane. Grazie, grazie. Ciao, no, Giuseppe, mamma, non Peppe, Giuseppe, Giuseppe. Ciao, a più tardi, grazie, ciao, ciao. Intanto buonasera a tutti. Come avete più volte attentamente e puntualmente evidenziato, siamo alle prese con il rimpasto della Giunta. È stato un compito arduo e particolarmente faticoso perché avevamo tra i papabili dei nominativi di altissimo spessore e profilo istituzionale. Specchio, specchio, se me lo dici mi intrigo, dimmi chi è il sindaco più figo. Ma sei tu, Giuseppe, cioè me lo dico da solo.
Vi ricordo che anche voi, da casa, potrete contribuire a determinare questo rimpasto inviando un SMS al 347 03 65 612 o semplicemente scrivendo sulla mia bacheca Facebook il nome del vostro preferito, che potrà così sfidare l'assessore in nomination e subentrare eventualmente al suo posto. La giunta Falcomatà bis sarà così formata. Un attimino. Specchio, specchio, quanto sei buffo. Dimmi, dimmi quale sindaco possiede questo ciuffo. Ma sei tu, Giuseppe. Assessore pubbliche relazioni, con delega alle apericene, Antonio Cordova. Quello che parla, ciao, sono Antonio Cordova, praticamente faremo una apericena. Cioè, praticamente ha la voce uguale al fratello Claudio, soltanto che uno parla di inchieste giudiziarie, Claudio, mentre l'altro parla di f***a, di fravaglia, di salmone e di polipetto. Assessore al turismo, con delega ai bordo piscina dell'Alta Fiumara, Giuseppe Falcomatà. Cioè, mi sono tenuto io la delega. C'è un deficit serati all'Alta Fiumara, quindi onestamente come esperienza non ho rivali. Assessore allo sport, con delega a Piazza De Nava e San Brunello, Danilo Del Popolo, il presidente dell'Aurora. È un ragazzo per bene, una persona seria, vedrete che farà molto bene. Assessore alle liste, alle drink card. Con delega alle console e alla supervisione del lavoro e del tempo libero di Angelone, Gianluca Putortì. Che saluto, ciao Gianluca. Per il momento è tutto. Grazie. Dimenticavo. Vi ricordo che questo fine settimana a Palazzo San Giorgio si entrerà con drink card. Sono 15 euro, compresa la consumazione. Grazie. Ciao. Vediamo che invio sto messaggio, se lo fa mandare. Non c'è connessione. Porca tro... Giuro tutto bello. Sì. Avete bisogno di qualcosa? Ah sì, grazie. Che fai di caffè? Non mi trovo soldi speech. Se avete 50 centesimi quanto vi prendo un caffè, poi... Intera, tutta te la vuoti, volete? Voi da metà io vi poi facciamo 50. Ma senti, dobbiamo capire. E voi siete chi tu dai cosi, RST, praticamente... No, che RST? Reggio TV, Reggio TV. Non era cucina voi? Sì, cucina. Non so tanto, con cosa vuole commemorare? No, commemorare no. E mi ricordo di tempo c'era pure quello sul coscione. Sì. Visto sì. E Saro Lombardo pure c'era. No, non c'era Saro Lombardo, no. In via Calvere siete voi, non ero. No, via Calvere no, Turing. No, via Turing Calvere. Turing no. E con Rocco Mosolino. Sì, con Rocco Mosolino, esatto. Guardate qua, praticamente. No, stavo leggendo a Regina, no? Continuare la marcia per lasciare l'ultima posizione. Cristoforo Zuccalà praticamente dice l'articolo e in caso da vittoria da KO dell'Ischia e Amaranto torneranno in zona playout. Cioè ora si sciolgono che fanno i playout. Cioè lui una volta ero in Serie A e ora fanno i playout in Lega Pro. E non voglio più a campo, io mondo tutto maestro, non voglio più, sì. non voglio sapere niente, figlioli. Ma dove diamo sto caffè? Poi magari. Quanto era? E praticamente. Apri da qua. Missione spaziale per Google Maps, sì. Il lanciatore europeo Vega fabbricato nel Lazio porta in orbita i satelliti USA. Parrei pure con Zambalatti, parrei con Falcomatà, parrei con Neri, parrei pure con Peppaiano. Non c'è più niente, non c'è la politica che una volta, voi siete di destra o di sinistra, maestro? Ma non sognai di destra né di sinistra, volevo un caffè. Io sogno per i fatti ridi, sogno per più giusto, sogno. Quando futto la destra e quando futto la sinistra. A me basta che fanno cose bene pulite, bello mio. Facete buono. Non è che posso pensare, vedete qua.
Guardate qua, stavo leggendo l'articolo e praticamente, ma dici che sta mando? A Vocale si annuncia una calda estate all'amianto. Cadute nel vuoto, ripetute segnalazioni degli abitanti. Puro eo protestai, ma è, cioè, andato a Palazzo San Giorgio, poi Pondero. Quando era a Palazzo San Giorgio? A Pondero voi? Non lo so davvero, volevo un caffè. Differenziamo, allora fanno pure una raccolta differenziata. A Gallo che era Ravagnese raccolta differenziata. Ma è, quando... Maestro, che è un mondo tutto. Sì. C'è Ciurigo, ci canta a tutti, ci canta a Falcomatà, a Scovelletti, a Lambert, perché a vostro, vostro con Lamberti siete. Non sogno con nulla, volevo un caffè. Reggio Topo, non siete Reggio Topo con Lamberti. Dobbiamo sto caffè? Ma è sempre a San Procopio, io dico. Sapete, vi dico, non voglio più caffè. Perché praticamente a Bandi della Nuova, io se interessa a Banda e a cosa, faccio un sindaco, faccio l'assessore o direttore. Ma con te, che faccio tu? Senti io. Ma perché con la mia mannaia la materia, ma è mattina che faccio io. Rompono i c***o. Meno male non ce va. Ah, quando ero aiuto, lo stavo cercando. Che state comandando? Ah, quando siete? Che facete? Che facete? Ma che avete sperato? State buono, lo stavo dicendo. All'assessore Lamberti, che hai baffo che ci farò. All'assessore Lamberti, a suo figlio Pepo, a tu, Cica, a Candemi, a Gozzo, e tecnici che non fanno niente. A Ezio Romeo, a Coso, come si chiama che da?